vostro punto di vista? Ma sta succedendo che in base a della documentazione della procura si riporta tutto agli atti che erano stati firmati dalla Porto di Pera in qualità del direttore Carlo Conti, dove pare che ci sia questa situazione truffaldina, ma mi scappa da ridere perché a parte che sono tutti a conoscenza dei documenti, tutti della Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Procura, sanno benissimo della questione. Nel nostro caso, posso parlare nel nostro caso, con Carlo Conti c'è sempre stata chiarezza. E posso solo dire che ha sempre fatto lavorare tutti in ogni situazione. Per quanto riguarda i Capannoni è stato fatto un preliminare di acquisto, dove poi bisognava decidere determinate cose e dove i soldi che sono stati lasciati in garanzia per l'acquisto dei Capannoni, che purtroppo non si può progettare perché sappiamo tutti che manca la abitabilità, ma siamo dentro perché si dà l'opportunità alle aziende di poter lavorare. In questo caso siamo anche inizio stagione, lo voglio ricordare. Cioè senza quei capannoni voi non potete... No, noi senza lavorare. Quei capannoni non abbiamo possibilità di avere altri spazi per poter porre i nostri materiali che ci servono per le lavorazioni giornaliere. Abbiamo di tutto, dalle bombole per i sommozzatori, tutto, robot subacqueo, tutto, abbiamo tutto all'interno. Questo anche perché dal 2008 che continuiamo a chiedere all'amministrazione comunale spazi per le aziende di lavori marittimi, ma non solo per noi, per tutte le aziende di lavori marittimi, perché qua siamo in parecchi, ma non ci viene dato nessuna risposta, o alla consegna dei progetti ci vengono date solo ed esclusivamente dei dinieghi. Abbiamo fatto anche delle riunioni con la Capitaneria di Porto, con il comandante Ruffini, le promesse sono sempre tante, ma alla fine stringi, non arriviamo mai a capo di nulla, quando presentiamo dei progetti non vengono firmati. E questa è una situazione molto molto molto. Ma avete pagato per questi soldi per stare qui? Abbiamo versato sì circa 45.000 euro, poi sì, andando a rogito che altro sarebbero fatti dei finanziamenti, ma nella situazione in cui c'è Porto i finanziamenti non li fa nessuno. E la denuncia vi posso dire che è stata fatta dal vecchio amministratore, che è il signor Davide Benzi, che io ho contattato ieri sera, dove lui dice a spada tratta che non c'entra niente con questa situazione, lui ha conoscenza della cosa e non riesco a capire come mai abbia fatto questo per cercare di danneggiare le aziende del porto quando abbiamo cercato tutti di aiutare la Porto di Imperia a non farla fallire. Io sono stato il primo, ancora quando c'era la Save Group, a rimettere 100.000 euro di fatture per non far fallire la Save Group, se no la situazione sarebbe già implosa nel 2009. Quindi non capisco perché continuiamo a metterci del nostro, nessuno ci ascolta, dobbiamo ancora subire tutte le angherie di queste cose, no? Non è possibile. Ecco, una cosa che secondo me può essere interessante, quindi cioè, con la chiusura dei capannoni significa...